a Di Giorno in Giorno in diretta su TSD. Apriamo questa prima parte della nostra trasmissione dedicandola ovviamente, andiamo a vedere insieme l'home page dell'ANSA che dedica il suo primo piano a vicenda del cooperante italiano ucciso da un Stati Uniti. La notizia è arrivata ieri, nonostante in realtà l'uccisione sia avvenuta 3 mesi fa, a gennaio. Vediamo insieme l'articolo. Lo porto ucciso in raid USA, Gentiloni, verifiche USA durate 3 mesi. È in corso nell'aula della Camera il dibattito dopo l'informativa urgente del ministro degli esteri Paolo Gentiloni sulla morte di Giovanni Lo Porto. L'aula è praticamente vuota, ci sono una quarantina di deputati, oltre a 2 membri del governo e la presidente Laura Boldrini. Il gruppo più rappresentato è quello del PD con 16 deputati, tutti gli altri hanno meno di 10 deputati presenti. Giovanni Lo Porto era un volontario generoso ed esperto del mondo della cooperazione allo sviluppo, così il ministro degli esteri Paolo Gentiloni alla Camera ribadisce la vicinanza del governo e la vicinanza personale del ministro alla madre di Giovanni, la signora Giusi, e a tutti i familiari ed amici. Il premier Matteo Renzi è stato avvertito dal presidente degli Stati Uniti Obama nella tarda serata del 22 aprile della morte di Lo Porto e dell'altro ostaggio americano, ricordiamo un'altra vittima nel raid statunitense. L'ultima evidenza che Lo Porto fosse in vita risale allo scorso autunno. Poi nell'area di confine tra Afghanistan e Pakistan si sono fatte sempre più frequenti le azioni militari. Tali azioni hanno reso ancora più complessa l'attività di acquisizione di informazioni sul terreno, ha riportato Gentiloni in aula. L'attività di cooperazione in cui migliaia dei nostri connazionali sono impegnati in diversi paesi del mondo è attività in cui crescono i pericoli e deve crescere la prudenza e il sostegno nostro del governo e del Parlamento perché questa attività rende onore all'Italia. Il governo USA ha confermato che non vi erano informazioni in base alle quali si potesse prevedere che nel compound colpito da un raid statunitense ci fossero i 2 ostaggi occidentali, ha riferito Gentiloni. Posso assicurare che l'Italia troverà il modo di onorare la memoria di Giovanni Lo Porto, ha affermato il ministro. Sin dal primo momento del sequestro in Pakistan, il governo italiano ha esercitato la massima pressione diplomatica sulle autorità locali per fare luce sulla vicenda e chiedendo al governo pakistano di istituire, come è stato fatto, un'apposita task force i cui lavori hanno partecipato regolarmente funzionari presso l'ambasciata italiana a Islamabad, ha sottolineato il ministro durante l'informativa. Come saprete, la notizia è stata diffusa ieri direttamente dalla Casa Bianca. Una notizia ovviamente tragica che ha sollevato molte polemiche, in particolar modo il fatto che ad uccidere quest'uomo, un cooperante italiano e uno statunitense, sia stato un raid delle potenze alleate. E soprattutto questo tempo, questi 3 mesi intercorsi dalla morte delle 2 figure alla diffusione della notizia. Su questo tema andiamo a leggere insieme il commento del direttore di Avvenire Marco Tarquinio, che dedica il suo editoriale sulla prima pagina del giornale di oggi. Chiedo alla regia di mostrare le immagini del giornale. La morte sbagliata di un uomo giusto, grazie Giancarlo, così titola Tarquinio il suo commento. Riferito, dedicato a quello che lui definisce questo cooperante italiano per nascita, pakistano per scelta, cittadino del mondo per vocazione. Non siamo riusciti, parla a nome della redazione, a pensare che questo, un grazie pieno di dolore, di convinzione e di luce. Giancarlo era uno di quelli senza grande potere, ma generosi e colti, capaci e buoni, che ogni giorno in pezzi difficili di mondo fanno tenacemente la cosa giusta per costruire un altro mondo. Era uno di quelli che fanno dal basso, senza tante storie, con senso della storia e della giustizia, ciò che troppi politici dei paesi più ricchi e in pace, ma non con la propria coscienza, e troppi governanti dei paesi più poveri e in guerra, anche con la propria gente, sanno benissimo di dover fare, eppure mai si decidono a fare. E ieri sera a Bruxelles, tra i 28, abbiamo avuto l'ennesima prova che si sono incrinati appena
dure miopie e grevi egoismi, ne parleremo fra poco. Giancarlo invece, prosegue Tarquinio, era uno di quelli che lavorano sul serio per smontare le fabbriche della disperazione, per fermare le catene di montaggio degli sradicamenti e delle fughe di milioni di uomini e di donne dalle proprie patrie, per interrompere i rifornimenti umani alle fabbriche della morte e della xenofobia che i malpensanti e malcomizianti di mezzo mondo chiamano con disgusto i flussi migratori clandestini. Ecco, in questo giorno di lutto e di domande inquietanti che reclamano risposta, perché l'errore? Perché 3 mesi di silenzio da parte degli Stati Uniti? In queste ore di tardive scuse, di emozionate condoglianze, di indignazioni impazienti, di inevitabili angosce, di trattenute e grida, sarebbe importante riuscire a sentire e capire tutti insieme, da Barack Obama e Matteo Renzi a ogni cittadino semplice di qualunque paese e soprattutto del nostro, che il mondo reale e giusto è quello di Giancarlo e non quello dei jihadisti sanguinari e ciechi e dei droni letali e spesso altrettanto ciechi. Serve capirlo, dirlo e ripeterlo proprio oggi in cui il trionfo della logica della guerra appare totale. Proprio oggi che rivela la sua potenza ammazza giusti l'ultima versione di una tenaglia antica e feroce, la lama elementare e spietata del fondamentalismo religioso e politico islamico e la spada tecnologica e inflessibile della reazione occidentale. Proprio così bisogna saper vedere e riconoscere, e con questa consapevolezza decidere di essere conseguenti, che il mondo reale e giusto è quello di Giancarlo e dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Queste sono le toccanti, ma dure anche parole di Marco Tarquinio all'indomani della notizia della morte del cooperante Lo Porto. Ieri è stata anche la giornata, lo citava proprio Tarquinio in un passaggio del suo editoriale, del vertice straordinario dei 28 dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza, se così si può definire. In realtà ormai le tempistiche hanno ben superato i limiti dell'emergenza dei migranti. A pochi giorni dall'ennesima tragedia, la più grave che ha portato ancora, è difficile quantificare il numero esatto delle vittime, forse non lo si saprà mai, fra i 700 e le 900 persone che sono finite sul fondo del Mar Mediterraneo. Nella battaglia delle colpe e delle responsabilità, Renzi ha incontrato i vertici dell'Unione Europea a Bruxelles e parla di un passo gigantesco. Che cosa è successo? Sono stati potenziati, triplicati i fondi a disposizione dell'operazione Triton, 25 mezzi marittimi impiegati per Triton, 9 quelli aerei, si legge sul Corriere della Sera, ma quello che manca è la decisione unanime da parte dei paesi europei alla spartizione, alla distribuzione dei migranti che arrivano sulle coste europee, in particolar modo, come ben sappiamo, su quelle italiane. In realtà quindi viene abbastanza facile pensare che non si tratti di un gran successo quello ottenuto dal nostro Premier, che comunque guarda al bicchiere mezzo pieno. Forse non è tutto quello che l'Italia chiedeva, non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, ma per Renzi alla fine del Consiglio europeo il bicchiere è da considerarsi mezzo pieno. È stato fatto un grande passo avanti per la prima volta. L'Unione europea mette nero su bianco una strategia, non il cordoglio, ha dichiarato Renzi. Entro la fine di giugno Commissione e Consiglio torneranno a parlare del dossier nei tempi, nel linguaggio della politica europea, aggiunge il Presidente del Consiglio. Quello che è accaduto è un gigantesco passo in avanti, non per l'Italia ma per l'intera Europa, su cui dovremmo vigilare e monitorare. Il Capo del Governo passa in rassegna i principali punti delle conclusioni del summit, cita la triplicazione delle risorse finanziarie per le missioni Triton e Poseidon, il maggiore coordinamento dei servizi di intelligence, il rafforzamento della cooperazione con quei paesi dell'Africa centrale come il Niger, il Mali e il Sudan, da cui spesso partono i disperati che poi giungono sulle coste libiche e quindi sui barconi
dei trafficanti di clandestini. Non c'è da fare una polemica, dice Renzi, se invece non è andato in porto l'obiettivo di una redistribuzione dei profughi in tutti e 28 gli stati dell'Unione Europea. Esistono dei trattati e non possiamo imporre di imperio una decisione di questo tipo, si resta su una base volontaria, ma per la prima volta comunque si affronta e si stabilisce un principio di solidarietà reciproca, ha dichiarato Renzi. Ed è vero che Londra ha detto di no, ma è anche vero che, per esempio, siamo molto grati a Cameron sia per l'impegno della Royal Navy e il dispiegamento di elicotteri, sia per il sostegno convinto che la Gran Bretagna ha assicurato in sede ONU per quella risoluzione sulla Libia che l'Italia insegue ma che ancora non esiste. Se partirà una missione ONU, ha detto Renzi, noi siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, bisogna chiedersi se è meglio non rischiare di coinvolgere vite innocenti oppure risolvere per sempre la situazione e prevenire per il futuro quello che sta accadendo. È chiaro che è meglio tutto, è la palissiano, ma sicuramente non possiamo restare con le mani in mano. Di tutto questo discuterà Renzi lunedì prossimo con il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Vedremo quindi come proseguirà questa vicenda. Da parte nostra viene ovviamente da sottolineare il fatto che basterebbe alla fine non poi così tanto per porre un rimedio, forse non definitivo, forse non radicale, a questo difficile fenomeno, ma è fondamentale la redistribuzione dei richiedenti asilo nei vari stati dell'Unione Europea. A proposito di flussi migratori, a proposito di scafisti, veniamo ad Arezzo, alla nostra dimensione locale, che per una volta è purtroppo in questo caso collegata a quella nazionale ed internazionale, perché ieri è stata diffusa dalla Polizia di Stato la notizia dell'arresto di uno degli scafisti che lo scorso 14 aprile era sulla barca all'interno della quale si scatenò una lite fra musulmani e cristiani, e 9 cristiani furono gettati a mare e morirono annegati. Il servizio. È stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riconosciuto come lo scafista che alla guida di un gommone ha condotto circa 100 migranti dalle coste libiche alla volta dell'Italia lo scorso 15 aprile. Cheikh Oshea, 26enne senegalese, è stato rintracciato all'interno di una casa di accoglienza di Foiano della Chiana dagli agenti della squadra mobile di Arezzo. Durante la traversata del canale di Sicilia a bordo dell'imbarcazione di Fortuna, salvata poi dalla nave Ellensborg, si era verificata una lite per motivi etnico-religiosi tra i migranti cristiani e musulmani, con alcuni profughi cristiani gettati in mare e morti annegati. Nigeriani e ghanesi, minoranza, erano stati minacciati di essere abbandonati in acqua a causa del loro credo religioso da una quindicina di passeggeri di nazionalità ivoriana, senegalese, maliana e della Guinea-Bissau. Dopo lo sbarco erano stati proprio i testimoni, lacrime, a raccontare di essere superstiti di tale scontro. Sul tragico episodio era stata aperta un'inchiesta da parte del procuratore capo di Palermo ed erano stati individuati 15 responsabili accusati di omicidio plurimo aggravato dall'odio religioso, ma solo in 14 erano stati materialmente arrestati. Lo scafista senegalese che si era nascosto tra i migranti era stato inserito nel servizio di protezione per richiedenti asilo, coordinato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ed assegnato alla Regione Toscana. Dopo la segnalazione della squadra mobile di Palermo sono state coinvolte le omologhe strutture della Toscana. Il senegalese si trova adesso nel carcere di Arezzo ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E veniamo adesso ad un'altra notizia di cronaca che si inserisce in una vicenda particolarmente dolorosa, che è quella della scomparsa di Guerrina Piscaglia. Ieri, come saprete, è stato arrestato padre Gratien Alabi, il frate che è accusato al momento, perché sono cambiati i capi di imputazione, di omicidio volontario e di soppressione, distruzione o sottrazione di cadavere nell'ambito proprio della scomparsa, in questo caso quindi dell'omicidio di Guerrina Piscaglia. A questo proposito leggiamo l'intervista dell'arcivescovo Riccardo Fontana ad Alberto Pierini della Nazione, che ricalca
a grandi linee quelle che sono state le dichiarazioni del presule affidate ad una nota di curia che è stata diffusa nel tardo pomeriggio di ieri. L'arcivescovo sia nell'intervista che nella nota di curia dà precedenza assoluta alla famiglia di Guerrina. Innanzitutto esprimo la mia personale vicinanza umana e sacerdotale alla famiglia della signora Piscaglia, in particolare al figlio Lorenzo e al marito Mirko. Ne scandisce i nomi, ma aggiunge anche questa vicinanza, stavolta è anche pubblica, perché lo ricordiamo, la vicinanza da parte della Curia Aretina alla famiglia c'è sempre stata, fino adesso privatamente. Tanto per dire che quella privata, infatti sottolinea Pierini, c'è sempre stata diretta o da parte dei suoi sacerdoti. Sono vicino, prosegue Fontana, alla comunità di un territorio messo a dura prova da Caraffello a Badia Tedalda a Sestino. Assicuro loro l'affetto e la preghiera mia e dell'intera Chiesa diocesana, parole che dicevamo riversa in una nota ma che ribadisce a voce. È chiaro che abbiamo vissuto e stiamo vivendo momenti di grande dolore e sofferenza. Riemergono i vari volti di quel dolore, prima di tutto, lo ripeto, per questa donna scomparsa e per la sua famiglia. Poi certo, nel vedere un religioso coinvolto con un'accusa a questo punto pesantissima. Fontana sottolinea e ribadisce che padre Alabi, rispetto al quale la magistratura ipotizza responsabilità di gravissimi reati, dal 13 luglio 2014 non è più incaricato di alcun servizio pastorale nella diocesi, in quanto trasferito in Francia dai suoi superiori dell'ordine premostratense, che essendo un religioso non dipende, non dipese mai dalla diocesi se non per il servizio liturgico e pastorale nei pochi mesi in cui fu viceparroco. Ed infine ribadisce: abbiamo sempre offerto la nostra completa collaborazione alle autorità e confermo la piena fiducia nella magistratura, confidando che la verità possa presto essere accertata. Queste le parole dell'arcivescovo Fontana. Ricordiamo per dovere di cronaca che l'arresto di padre Alabi rappresenta una misura cautelare che viene presa in tre casi: il rischio di inquinamento delle prove, il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di fuga. In ogni caso deve essere motivata da gravi indizi di colpevolezza. Nelle prossime ore saranno resi note le motivazioni che hanno spinto il GIP Pier Giorgio Ponticelli a firmare ieri l'ordine di custodia cautelare, quindi sapremo come evolverà questa dolorosa vicenda. Chiudiamo qui questa prima parte dedicata all'attualità, ma rimanete con noi perché tra poco parleremo di cultura insieme alla dottoressa Sandra Rogialli, presidente dell'istituzione Biblioteca Città di Arezzo. A tra poco. Ben ritrovati gentili telespettatori, quest'oggi qui con noi in studio c'è Sandra Rogialli, la dottoressa nonché presidente dell'istituzione Biblioteca Città di Arezzo, e oggi parleremo proprio di questa realtà. La introduciamo però parlando della sua storia. La biblioteca infatti affonda le sue origini in quella che è la storia stessa della città di Arezzo. Infatti l'atto di nascita risale al 1600, anno in cui il medico filosofo aretino Girolamo Turini lasciò per testamento alla Fraternita dei Laici 2850 volumi e 15 manoscritti. Da lì un lungo percorso di crescita, di raccolta e incremento del patrimonio libraio. Nel 1954 il comune concesse in affitto il palazzo Pretorio, lo vediamo, la sede attuale della biblioteca, e nel corso degli anni fu costituito un consorzio per la gestione del servizio bibliotecario, un consorzio sciolto nel 92, anno in cui fu adottata la forma di istituzione. Ecco dottoressa, parliamo un po' di questa nascita, di questa istituzione tanto cara alla città di Arezzo. Volentieri, anche perché fa parte degli enti, no? In qualche modo nell'occhio del mirino della Spending Review, nel senso che non è una partecipata ma è comunque un'istituzione, e quindi probabilmente sarà anche oggetto di future modificazioni nel corso dei prossimi mesi, credo già a partire con la nuova amministrazione. E il passaggio a istituzione è stato comunque
fondamentale rispetto ad alcuni elementi che sono propri dell'essere istituzione e che voi trovate anche ben chiari nel sito della nostra biblioteca, che riguardano ovviamente la trasparenza degli atti, la trasparenza degli amministratori, la trasparenza rispetto anche alle cose e a come vengono investiti i denari dei cittadini e anche l'attenzione alla, diciamo, detta in inglese customer satisfaction, ma comunque al gradimento da parte degli utenti, termine italiano più preciso, in cui noi costantemente, tutti gli anni, cerchiamo di capire quali sono le opinioni che gli utenti hanno dei nostri servizi per correggere eventualmente capire il tiro. Capire anche i fabbisogni per poi ricevere i feedback, quindi tutto quello che comporta essere una vera e propria istituzione. Sì. Quindi anche quello sì. che comporta l'avvicinare gli utenti, ma non solo, anche i cittadini, informarli sì. della giusta programmazione. Esattamente, su questo la biblioteca, che è una biblioteca antica anche come sede, ma non solo antica ma anche moderna, ha tutta una serie di strumenti anche attuali che sono i social network, quindi Facebook, presente su Facebook, presente su Twitter, ovviamente ha il sito, quindi ci sono vari modi anche per pubblicizzare le attività della biblioteca e c'è un grosso tentativo di essere presenti in città anche con sedi decentrate, proprio perché la nostra mission non è solo quella di fornire uno spazio o delle attività per promuovere la lettura, ma è proprio quella anche di promuovere l'attenzione ai linguaggi e alla cultura per tutti i cittadini. Quindi in questo abbiamo interesse a come dire, anche integrarci con le altre istituzioni del territorio che svolgono attività culturali per diciamo fare insieme iniziative, supportarci reciprocamente e programmare possibilmente insieme le attività. Ecco, cercare di fare rete per promuovere la cultura. Ricordiamo infatti che la biblioteca è aperta ad ogni cittadino di ogni età e può essere appunto sfruttata per consultazione di tutti i cataloghi. Come accennava appunto, la biblioteca è diventata negli anni multimediale, è rimasta al passo con i tempi. Partiamo invece però da quello che è il patrimonio culturale della biblioteca, un patrimonio librario molto esteso. Abbiamo infatti numeri come 170.000 volumi attualmente consultabili, tutti nei cataloghi, e di questi il fondo antico, che è composto da 95.656 documenti tra manoscritti, opere, stampa, periodici, insomma una delle maggiori raccolte librarie, se possiamo, della Toscana, che riunisce in sé anche diciamo la storia delle altre biblioteche, anche perché provengono questi manoscritti, queste opere, da comunque delle altre istituzioni come la Fraternità dei Laici o privati come Redi, Fossombroni, Gamurrini, insomma un insieme complesso. Sì. E nel tempo, quindi questo lo devo sicuramente a chi mi ha preceduto, la biblioteca è stato il punto di riferimento per avere, per avere in un unico luogo, per raccogliere in un unico luogo tutto questo patrimonio, che è diciamo la maggior parte del patrimonio del territorio cittadino. Dopodiché ci sono ovviamente altre istituzioni che hanno questa mission, che svolgono questo tipo di lavoro e con le quali tentiamo di metterci in rete, di essere in rete. Per esempio, uno degli obiettivi prossimi futuri potrebbe essere trovare una forma di collegamento anche con la biblioteca della diocesi, no? Che anche quella è un grande patrimonio, mi risulta, di archivi ben forniti. E quindi in questo capire un attimo come possiamo fare. D'altra parte, il nostro patrimonio antico è di grande pregio per tutta la Toscana. Ricordo una delle mostre a cui ho tenuto di più, che avevamo fatto in occasione del millenario dell'eremo di Camaldoli, della fondazione dell'ordine camaldolese, e tra l'altro era una mostra che era in concomitanza con la visita di Papa Ratzinger ad Arezzo. Era stata allestita nei locali della biblioteca con i nostri manoscritti, ma anche con altre opere provenienti da altre biblioteche della nostra rete interbibliotecaria, per esempio da Poppi. E quindi in questo, come dire,
dire, il tentativo è quello di valorizzare questo patrimonio che stiamo anche digitalizzando, quindi alcune delle opere sono visionabili attraverso internet, proprio per gli studiosi stranieri, per esempio, che possono sapere qual è il patrimonio che abbiamo in biblioteca. Tengo molto a sottolineare la presenza di un volume particolarissimo, credo che sia, cioè è unico, e credo che sia, come dire, l'elemento di maggior pregio forse della biblioteca per varie ragioni, e che è la Peregrinatio Egerie, che è il diario di una nobile che circa nell'anno 1000 aveva fatto 1000-1100, ovviamente difficilmente databili, aveva tenuto un diario della sua viaggio, della sua peregrinatio, e nelle Terre Sante, in Terra Santa. Tra l'altro questo può essere anche oggetto di un ulteriore approfondimento, e in Terra Santa, documentando in maniera precisissima le tradizioni sulla Pasqua, le problematiche che aveva trovato a Gerusalemme, per esempio, tra le varie fazioni all'interno. Cioè veramente un testo prezioso, comunque. Preziosissimo, particolare, preziosissimo, in cui vengono fuori elementi come le donne, che questo mi interessa anche, come dire, rispetto al come dire, sottolineare, no? Come anche in quell'epoca ci fossero donne che viaggiavano teorica, probabilmente sole, forse non totalmente sola, avrà avuto, però insomma risulta questo diario, il viaggio è stato un viaggio di anni, quindi una donna che viaggiava, che aveva avuto accesso agli strumenti della lettoscrittura e che aveva documentato questa sua, questo suo viaggio, lasciandoci un patrimonio enorme, insomma, che si presta appunto a tante possibilità di studio. Ecco, come appunto diceva prima, la biblioteca si tiene al passo con i tempi, tutte queste opere sono consultabili e c'è anche appunto un archivio multimediale. Infatti dal 2012 la biblioteca ha deciso di appunto aprire la sezione multimediale per dare la possibilità a tutti di consultare anche documenti diversi, quindi non solo libri cartacei ma anche DVD, documentari, e andiamo appunto da una raccolta di dischi che vanno da thriller, film come da Totò ad Avatar, insomma un insieme molto variegato, un'offerta molto variegata, ecco. Sì, questa è un'offerta, diciamo appunto, il prestito di DVD segue le stesse regole, un po' diverse ovviamente nei tempi di riconsegna del prestito librario, però abbiamo un patrimonio di circa 1400-1500 DVD, che appunto sono film o anche altro tipo di materiale, anche questo consultabile online come catalogo. Abbiamo come dire, anche, e questo mi interessa, come dire, promuoverlo perché c'è un'attenzione alla disabilità, abbiamo testi per in braille per persone non vedenti o ipovedenti e audiocassette per persone che hanno problemi invece di udito. Su questa tematica poi mi interessa fare un punto, ora mi aggancio visto che è venuta fuori, sul tema delle barriere architettoniche. La nostra è una struttura, come avete visto dalle immagini, antichissima. C'è l'accesso ai disabili, però non è un accesso che ci piace, non ci piace, nel senso che è un accesso tramite dalla parte di Via dei Pileati e dalla piazzetta della Madonna del Conforto, che richiede però di avvisare, nel senso che lì c'è lo scivolo e poi c'è la scala che porta avviso. Su, però bisogna avvisare, e questo non è una cosa positiva per chi ha un problema, quindi lo condividiamo perfettamente, tanto che il nostro bilancio già da anni, da quando sono arrivata, quindi da 4 anni, ha proposto, il nostro consiglio d'amministrazione ha proposto
all'ufficio tecnico del comune l'installazione di un ascensore interno alla biblioteca. Ci sono alcuni progetti di fattibilità e ora penso e spero che con la prossima, diciamo, insediamento, con l'insediamento del prossimo consiglio si possa riuscire a mettere in atto questo, perché sono raggiungibili dalle persone disabili sia la sala lettura e quindi la distribuzione della sala lettura che la sala conferenze, aprendo sulla parte, diciamo, dove non ci sono le scale che dà su via dei Pileati, però ecco, ecco, l'accesso era da via dell'Orto ovviamente, non da via dei Pileati, quello per disabili, ho sbagliato prima, ho detto via dei Pileati invece dalla piazzetta della Madonna del Conforto. Ma per dire che su questo c'è una forte attenzione, proprio perché ci rendiamo conto, e conosco bene diciamo qualche vita fa del mio lavoro, il tema delle persone con disabilità, e ce l'abbiamo assolutamente a cuore, ecco. E parlando invece sempre dei servizi, appunto, che la biblioteca offre alla città, in modo di starle accanto, di essere presente sul territorio, una delle vostre sezioni più importanti è quella dei ragazzi. Una sezione che appunto riguarda la possibilità di dare a questi piccoli lettori uno spazio dove poter stare in serenità, leggere quello che vogliono, a scaffali aperti. Che frequenza ha questa sezione? Noi ne siamo soddisfatti, perché ogni giorno, c'è solo il venerdì pomeriggio che non è aperta, ma è aperta per esempio il sabato mattina la sezione ragazzi, ogni giorno abbiamo una frequenza sistematica di almeno una ventina di ragazzi, alcuni accompagnati, alcuni, quelli più grandi, no, e tra l'altro stanno facendo delle cose splendide anche proprio di critica, di lavoro con anche le nostre bravissime bibliotecarie. Ecco, da poco c'è stata infatti un'iniziativa sulla lettura in inglese, un modo per promuovere anche le lingue. Sì, abbiamo avuto la possibilità di avere una stagista messa a disposizione dall'Università dell'Oklahoma, se non sbaglio, passatemi l'errore se l'ho fatto, che come dire, ha supportato le nostre bibliotecarie anche sulla lettura in inglese. Diciamo, abbiamo una presenza mensile di circa 450-500 ragazzini, bimbi e ragazzi. Dagli 0 ai 14 anni. Questa sezione, tra l'altro, è in via di trasferimento in una sede, diciamo, più agibile, priva di barriere architettoniche, che è in via di acquisizione, stiamo soltanto aspettando che vengano effettuati dall'ufficio tecnico del comune i lavori di adeguamento, cioè soltanto di imbiancatura, insomma minimi interventi, che sono quelli dove c'era vecchio consultorio, il vecchio ONMI, no? La fondazione per la maternità e l'infanzia, quindi ritorna. Infatti, in qualche modo. Ricordiamo che adesso è una parte distaccata, anche un accesso a sé dalla biblioteca, giusto? Sì, è una delle biblioteche decentrate, dove c'era il centro di documentazione internazionale, e che ora si è trasferito alla Casa delle Culture, quindi si è liberata quella sede, e il nostro consiglio d'amministrazione ha appunto deciso di trasferire lì la sezione ragazzi, perché ovviamente si presta, cioè per esempio che per chi ha il passeggino, la carrozzina, certo, insomma, ecco, è più semplice raggiungere la sezione. Ecco, parlando sempre di giovani, ragazzi molto giovani, il vostro progetto Nati per Leggere, in collaborazione con ASL e Pediatri di Famiglia. Come è nata quest'idea e di che cosa si tratta? Allora, ci tengo a sottolineare soprattutto con i pediatri di famiglia, perché diciamo il primo input è venuto proprio da loro, dal loro presidente qui ad Arezzo, qualche anno fa. Avevamo proposto anche all'ASL, ma diciamo che la collaborazione più grossa è stata con i pediatri di famiglia e anche con l'ufficio anagrafe del comune, nel senso che all'ufficio anagrafe del comune c'è una delle funzionarie più brave, secondo me, del comune di Arezzo, che è la dottoressa Orietta Occhiolini, che ovviamente come direttore delegato gestisce anche l'ufficio anagrafe,
e che ha messo in collegamento la tematica del Nati per Leggere con i bambini che nascono nel nostro territorio. Per cui noi attraverso l'ufficio anagrafe, sapendo quali sono i nuovi nati, mandiamo a casa di ogni bambino che nasce, quindi dei suoi genitori e di ogni bambino che nasce, la pubblicità di questa opportunità di iscriversi come utente alla biblioteca, e poi c'è un piccolo regalo che è un librino adatto a un bambino appena nato. In questo crediamo molto, io in particolare, ma in generale il Consiglio d'amministrazione, perché è davvero un grande nutrimento e un grande apporto alla crescita intellettiva del bambino, intellettiva e relazionale ed emozionale del bambino, la possibilità di avere qualcuno che gli legge fin da subito. Su questo anche ultimamente c'è stato un convegno promosso questo dalla ASL, in cui comunque anche i pediatri sottolineavano come davvero ci sia un corrispettivo anatomico, nel senso che cambia anche la struttura, cioè in maniera positiva, la struttura del sistema neurologico ed encefalico del bambino quando è immerso in una situazione di questo tipo, perché chiaramente comporta sia la relazione con i genitori, che sono quelli che leggono, quindi che sia per addormentarlo, che sia per intrattenerlo, e quindi rafforza la relazione con i genitori, sia proprio un nutrimento sul linguaggio, sulla possibilità di sviluppare il linguaggio, che è molto plastica i primi mesi e i primi anni di vita e diventa un po' meno, anzi la perdiamo con l'età. Con l'età. Infatti regalare un libro, si dice, è come regalare un pezzetto di libertà. Sì. E a proposito di libri, la vostra biblioteca appunto nel territorio promuove la lettura, ma anche la presentazione dei libri di autori proprio della nostra città, della provincia, senza andare però a inficiare ovviamente nelle altre sfere della fruizione di questo tipo di progetti, quindi magari un modo di promuovere la cultura senza fare concorrenza, possiamo dire. Sì, devo dire che questo sono stata abbastanza attenta a integrarmi anche con le iniziative che c'erano già presenti in città. E quindi a promuovere molto la presentazione anche ovviamente di testi di livello nazionale, ora poi non me li ricordo tutti, non starò ad elencarli, quindi ci sono stati, testi che hanno riguardato il periodo delle stragi, ne abbiamo presentati due ovviamente di livello nazionale sempre quest'anno, quindi su questo ovviamente facciamo presentazioni anche di livello nazionale, però una delle nostre, dei fiori all'occhiello, o comunque delle nostre attività specifiche, è quella di promuovere autori aretini, quindi su questo abbiamo un numero abbastanza elevato di presentazioni di autori aretini. Stiamo anche dentro quello che è il tessuto cittadino e quelle che sono le manifestazioni cittadine, non so, per esempio lo scorso anno abbiamo partecipato alla tutta la tematica del 70° della liberazione di Arezzo, che ha preceduto la liberazione. Da poco c'è stato lo spettacolo La Liberazione di Bube anche. C'è stata la presentazione bellissima, mi ha colpito molto, della vera storia della ragazza di Bube. E devo dire che sia i documenti che sono stati portati, ma anche l'autore e la presentazione sono stati molto emozionanti, almeno per me. E comunque ben partecipati. Ricordiamo anche lo spettacolo Il 16 era di domenica, sì, insomma, bellissimo, tante iniziative di Alessandra Bedino, eccetera eccetera, quindi devo dire che su questo, e quello era in collaborazione con Bibliocop, per esempio, una delle attività in cui c'è stata una forte questa collaborazione, per ecco, appunto, parlando di collaborazioni e anche di Bibliocop, la biblioteca come istituzione fa capo al comune, ma sono tante le collaborazioni e le associazioni con cui promuove progetti. Bibliocop in particolare è una di queste, e c'è una sezione specifica che riguarda appunto delle iniziative, delle attività che vengono svolte in collaborazione. Dunque, allora, è un punto un po' delicato oggi, per l'appunto oggi, ma comunque... Noi abbiamo interesse a costruire reti, come dicevamo prima.
una delle reti che è presente nella Toscana, secondo me delle più importanti, è proprio questa su cui Coop ha interagito con tante biblioteche del territorio toscano nella integrazione appunto e nella promozione di spazi all'interno delle Coop. In questo trovando la piena condivisione del fatto che i luoghi molto frequentati da qualsiasi tipo di utenza, in particolare se si tratta di utenza per esempio persone che hanno meno tempo, hanno meno possibilità di recarsi in biblioteca, che quindi sono nel supermercato a fare la spesa, che siano famiglie, che siano anziani, che siano giovani eccetera eccetera, possono approfittare di questi spazi. Quindi ci ha trovato assolutamente d'accordo. Ci ha trovato d'accordo il fatto di aprire un primo spazio a Saione, alla COP che è in via Vittorio Veneto, proprio perché c'è anche un tema di sociale un po', come dire, da promuovere, quindi di avvicinarsi a un sociale complesso dove c'è una forte presenza di persone migranti, di cittadini che vengono da altre parti, e quindi in questo un bisogno di punti di aggregazione specifici. Oggi sono un po' arrabbiata perché una delle iniziative promosse anche da Bibliocop insieme con il carcere di Arezzo, che sarà presentata lunedì prossimo alla Casa delle Culture, non ci ha visto come protagonisti in prima battuta, nonostante che per esempio la questione di cui si parla sia il tema dal disagio alla poesia, che è una delle iniziative che noi abbiamo sempre supportato e finanziato, proprio perché l'abbiamo sempre condivisa con il Circolo Sacchini e con Ed Ardimanni, che è in questo momento la promotrice, il cuore, più che la promotrice, il cuore di questa iniziativa, che ci ha visto sempre partecipi, e invece in questo caso non è andata così. Quindi ora valuteremo come proseguire e anche se proseguire il rapporto. Questa collaborazione. Infine, il complesso delle attività che la biblioteca offre, quindi tutti i servizi, dal semplice spazio ma anche a tutto quello che comporta essere un'istituzione in quella sede, ha dei costi il personale e tutto quello che può comportare. Qual è il futuro della biblioteca ad oggi? Allora, io credo che una istituzione come biblioteca sarà sempre fondamentale, che abbia una specifica visibilità. Qualsiasi evoluzione, come dire, possano avere le forme di governance, quindi non so se rimarrà istituzione, noi l'abbiamo anche come consiglio d'amministrazione messo in discussione, proprio perché ci sono tutta una serie anche di limiti che ora cominciamo a vedere, e quindi è anche importante una trasformazione che vada nella direzione delle necessità dell'oggi. Sicuramente il costo più grosso della struttura è dato dalla manutenzione, ovviamente, quindi costi delle utenze. Ricordiamo che è tutto gratuito, è tutto per esempio gratuito, per gli studenti, ovviamente, che vengono a studiare, per gli utenti, luce, servizi igienici, sì, tutto quanto è gratuito. Assolutamente, e rimarrà tale, e almeno fino a quando ci saremo, ma immagino anche dopo. Il costo più rilevante è comunque quello del personale, che nonostante sia il costo più rilevante però è pesantemente stato ridotto in questi ultimi anni, e quindi c'è un bisogno a nostro avviso di adeguamento del personale, a nostro avviso del Consiglio d'amministrazione. Il finanziamento è un finanziamento assolutamente pubblico, in cui il grosso del bilancio della biblioteca viene dal contributo del comune. Ricordo che la biblioteca è un'istituzione autonoma, non è la biblioteca comunale, è la biblioteca Città d'Arezzo ad oggi, perché è un'istituzione come lo è la giostra, insomma, la giostra del Saracino. E quindi il grosso è un finanziamento diciamo del comune, circa l'80%, il resto viene dalla regione toscana, che attraverso un piano integrato della cultura chiede a noi biblioteche di stare in certi progetti, di attuare certe linee programmatiche
totalmente condivisibili, perché vanno dalla manutenzione del patrimonio librario alla restaurazione di alcuni libri antichi, alla promozione per esempio dell'online, del media library, della digitalizzazione e via discorrendo. Quindi questo piano integrato della cultura, e anche che proprio a partire dalle indicazioni e dalle richieste che ci venivano attraverso questo piano integrato, la Biblioteca d'Arezzo è capofila nella rete interbibliotecaria aretina, che vede il consorzio di 25 biblioteche della provincia di Arezzo, fino a che c'è stata la provincia con i vecchi, diciamo, con la vecchia organizzazione, la provincia era uno degli enti che facevano parte della rete interbibliotecaria, lo è ancora, ma ovviamente con potenzialità diverse. E diciamo, questa rete consente anche per esempio quello che è il prestito interbibliotecario, per cui oggi rivolgendosi alla Biblioteca di Arezzo si può chiedere di poter avere in prestito un testo che si trova soltanto alla Biblioteca di Anghiari, di San Sepolcro, di Cortona o di San Giovanni. Quindi questo credo che sia un buon servizio agli utenti, e ripeto, questo per esempio è uno delle attività che abbiamo in piedi dal 2012, dal 2009, e che è nata anche su spinta della Regione Toscana verso un obiettivo che condivido pienamente anche in generale rispetto alla cultura, che ci sia un coordinamento, e non ci siano concorrenze e contrapposizioni, perché questo poi porta soltanto a, dividersi dividersi gli utenti, e questo già non sarebbe più di tanto negativo, ma soprattutto anche a mettere gli utenti in difficoltà può eventualmente sulle scelte. Può portare soltanto a situazioni negative, insomma. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, ringrazio voi ospiti per averci seguito. Di Giorno in Giorno torna subito dopo la pubblicità. Ed eccoci di nuovo in diretta Di Giorno in Giorno. Quando parliamo di comunicazione oggi come oggi, spesso pensiamo automaticamente a quelli che sono i mezzi più moderni, quindi i computer, gli smart, comunicazione, includiamo tutti quelli che sono i mezzi espressi con l'auto. Oggi parleremo proprio di questo e lo faremo con un esperto del settore, il nostro ospite, il professor Fausto Casi, già insegnante, collezionista ed antiquario ed attualmente direttore scientifico del Museo dei Mezzi di Comunicazione ad Arezzo. Benvenuto. Grazie. Prima di andare alla scoperta di questo piccolo gioiello proprio nel cuore del centro storico di Arezzo, facciamo un passo indietro. Ci può raccontare come è nata questa sua passione? Sì, l'idea è nata con la Fiera Antiquaria. Quindi io ero insegnante negli anni 60, nel 68 quando è nata la Fiera, non ci sono neanche andato a vedere. Per 2 o 3 anni non ho incappato in questo... Kermesse di Aretina, del tutto Aretina, tra l'altro, perché in Italia è stata la prima, quindi. Però nei primi anni 70 ho avuto occasione di entrare nel merito di questa esposizione, di questo mercato, di questo gran arrivo di gente, di comprare, vendere, guardavo delle cose, tutto allucinato a questa cosa. Non abituato, perché io non ho una cultura familiare antiquaria, ho soltanto la cultura tecnica e tecnologica, quindi della razionalità dell'elettronica, dell'elettrotecnica, che ho sempre insegnato, e che quindi era un po' contraria anche a questo revival, di storia che si volesse fare. Per cui però da questo fatto in poi, che ho visto questa, è entrato subito in una cosa di fascino questa storia, che ha creato in me lo stimolo di fare qualche cosa per la mia professione, per la mia... storia professionale. Quindi, mentre io insegnavo allora all'epoca la radio e la televisione con le valvole, perché ancora c'erano le prime volte i transistor, parlo della fine dei primi anni 70, e che praticamente ha
dato il là a dire fino a questo punto qui ci siamo arrivati, ma erano tutte cose che già vedevamo in fiera antiquaria, buttate là con pochissimo interesse da parte dei veri antiquari, perché comunque sia anche le valvole o le radio a valvole che erano degli anni 20 e anni 30 non erano considerate l'antiquariato, almeno fino a quel momento. Erano troppo recenti, per cui ancora si trovava roba del 500 e del 600. Già l'800, il Liberty, non era considerato antiquariato in quel momento, perché ovviamente erano sacche, diciamo così, di modernità o di postmodernità che non interessava la gente comune anche, quindi tantomeno gli antiquari che avevano interesse a vendere le cose più antiche. Bene, io ho avuto il coraggio di dire questa è una cosa che a me mi può interessare, ho trovato una persona che lavorava, che faceva già la fiera antiquaria, un provetto ebanista che restaurava quindi mobili, restaurava le cose, e siccome le radio allora erano fatte dentro di roba piuttosto grossolana, con le valvole, con tutti gli elementi circuitari, fuori però erano vestite, rivestite di bel vetro, di legno lastronato o massello, secondo chi faceva questa costruzione, che aveva bisogno in quel momento ovviamente di rivederlo con la lucidatura, con la scartatura e quindi con l'incollatura, erano perché erano oggetti, degli oggetti che erano le prime volte negli anni 30 specialmente, la radio che è entrata in casa doveva, in salotto, doveva essere bella anche, oltre che diciamo funzionale, di arredamento. È diventata arredamento che pochi si potevano permettere, perché gli anni 30 costavano, diciamo così, dell'ordine delle migliaia di lire, quando lo stipendio di una persona era del, quando andava bene, 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 di 100-200 lire, altrimenti erano 50, forse anche meno. Quindi si tratta sempre di questo oggetti rapporto, di lusso, che era un oggetto di lusso che si poteva permettere soltanto un ceto medio-alto della nostra popolazione. Per cui le radio in Italia hanno incontrato anche fino a un certo punto, non molto, il terreno, diciamo così, del mercato generale, e che quindi, ecco, con questo però mercato, nell'insieme di tutti i mobili che venivano trovati nelle soffitte, cantine eccetera, c'era sempre in mezzo anche una radio, e quindi questa radio poteva avere una valenza positiva o negativa. Noi, io e questo personaggio, abbiamo fatto di fatto una società, e da questa società, che è stata il primo investimento di 10.000 lire a testa, perché la radio costava 20.000 lire, e da qui abbiamo cominciato a fare un progetto. Ecco, quindi il primo oggetto fu una radio. Fu una radio. Era? È una radio Marelli, mi pare che si chiamasse, che ancora ho in collezione tra l'altro, e che comunque da quel momento in poi si costituì una società che comprava le radio, comprava i pezzi di ricambio, e che venivano smontati in laboratorio dal sottoscritto, che ero anche diventato restauratore per questo fatto delle radio, che le rimettevo in funzione, e che davo il materiale, diciamo così, di falegnameria a questo personaggio, che una volta quindi lei fatto si occupava della parte tecnica, diciamo così, montaggio e rismontaggio, lui della di montaggio, parte di restauro, di restauro esterno. E quindi questo poi dopo si vendevano in fiera, e questo ha dato adito a un incontro di personaggi che prima, fino allora, erano tutti latenti, che questi collezionisti sono venuti fuori alla luce, per cui sono, il nostro banco è diventato un contatto di riferimento, un punto di riferimento che si è ampliato nel tempo, quindi non bastava soltanto Arezzo, ma dopo abbiamo fatto Arezzo-Lucca, Modena, Modena-Milano, addirittura Pistoia, Firenze, cioè tutti quelli che erano i mercati potenzialmente fattibili. Io e mia moglie, che ha lasciato il suo lavoro, ha preso la licenza e si è, diciamo così, immessa nel mercato antiquario con regolarità, con tanto di licenze eccetera, siamo andati in giro per il mondo, e questo ha portato a creare un mercato, sì, diciamo di compravendita, ma nello stesso tempo tra l'acquisto e la vendita c'era sempre questo rivolo del collezionismo che metteva da parte qualche cosa, e questo qualche cosa è diventato 1, 50, 100, 1000, 2000 pezzi che sono già esposti qui nel museo, e che ha visto l'allargamento anche delle tematiche. Non c'è solo la radio, ma c'è la radio all'epoca marconiana, ci sono i pezzi di Marconi, brevettati da Marconi nel 1895, e c'è tutta la storia della fisica, tutta la storia precedente alla radio comunicazione, che era la radiotelegrafia, che è di Marconi appunto, la telegrafia, la telefonia con i fili, per cui c'è tutta questa cosa che noi possiamo trovare come tematiche nel nostro percorso museale. E tra poco le affronteremo anche singolarmente, sala per sala.
Questo primo filone dedicato alla radio, questo primo rivolo come l'ha definito lei, è andato a formare la mostra, se non sbaglio, dedicata ai primi 40 anni di storia della radio, promossa dal casa, comune di Arezzo. Che esperienza è stata? È stata la più grande esperienza a livello nazionale che nessuno aveva mai proposto, che con 350 pezzi derivati da quel sistema collezionistico che io gli ho spiegato prima, ha consentito nel Palazzo Comunale di fare l'inaugurazione del restauro di quel Palazzo dei Priori, che erano 20 anni fermo, chiuso per restauro. Quindi è stato aperto con questa collezione, con questo catalogo che accompagnava la collezione, che è rimasto un best seller sulla storia della radio e che è servito a tutti i collezionisti da allora in poi che volessero fare collezione di radio a dire: ah, questa c'è anche nel testo di Casi, quindi vuol dire che è una cosa buona. Quindi è stata un rivolo un precursore come testo sicuramente, e che ha dato adito allo sviluppo di un collezionismo molto latente, che però in effetti o è venuto fuori oppure esisteva e è stato, diciamo così, esaltato con qualche anno dopo. Questo era il 1997, questo, quando abbiamo fatto la mostra. Nel 90 abbiamo creato l'AIRE, Associazione Italiana per la Radio d'Epoca. Io stesso l'ho studiata, l'ho fondata e l'ho costituita qui ad Arezzo con 20 soci che venivano da tutte le parti d'Italia, da tutte le regioni, per cui io avevo nel frattempo fatto un indirizzario di 350 collezionisti, e di questi ne ho presi 20 di tutte le regioni, li ho chiamati qui ad Arezzo a firmare un contratto, a firmare uno statuto, a firmare un atto costitutivo dell'Associazione AIRE, Associazione Italiana per la Radio d'Epoca, si chiamava così. E si chiama tuttora così, tant'è vero che quest'anno festeggiamo il 13 di giugno il 25ennale di questa associazione, della quale siamo 650-700 soci oggi. Quindi è una grossa, forte presenza di cultura tecnologica e di storia della radio, e anche direi l'unica, perché né la RAI né altre istituzioni, Mediaset e così via, si sono mai perse dietro lo studio di questa storia, grande storia che l'uomo ha creato e che oramai la vede, diciamo così, come inserita in tutti i media, e quindi nel cellulare, per esempio, oppure nel tablet e così via. Questo è quanto oggi facciamo. Quindi in questo 25ennale arriveranno ad Arezzo un sacco di soci, e che ognuno dirà le sue impressioni, le sue esperienze anche di questa giornata, che noi manteniamo sempre valida ad Arezzo, nel Museo dei Mezzi di Comunicazione, nel Palazzo Comunale, che tutti conoscono, tra l'altro, almeno i soci. Esatto, anche perché effettivamente è proprio in una zona di Arezzo che è centralissima. Ma se c'è il 25ennale dell'AIRE, c'è un altro anniversario importante, che è proprio quello del Museo dei Mezzi di Comunicazione. Certo. Sono i 10 anni di questo museo, che rappresenta effettivamente una realtà molto particolare. Non so se ci sono realtà simili a livello nazionale di questa portata, perché sono 2000 circa i pezzi esposti, oltre a tutto quello che è il resto della collezione, anche da un punto di vista documentaristico e bibliotecario, di cui parleremo fra poco. E tra poco andremo a vedere tutte le sezioni dell'esposizione, ma ci sono due pezzi in particolare che incuriosiscono, almeno a me hanno incuriosito più degli altri: il pendolo di Foucault e uno strumento molto particolare che riproduce quelli utilizzati da Galileo, se non sbaglio. Sì, certo. Ecco, ci parla un attimo di questo strumento. Il pendolo di Foucault è stato un grande evento fatto ad Arezzo, perché comunque è stato sempre un grande evento quando è stato fatto dal 1851 in poi da Léon Foucault per la prima volta nella Parigi di allora, e che quindi fu riprodotto quasi subito nello stesso anno, l'anno dopo a Roma, oppure a Milano, credo, nelle grandi cattedrali, perché per fare questo funzionare questo pendolo, naturalmente dal punto di vista meccanico e naturale, quindi occorreva un'altezza almeno di superiore a 25 metri. E quindi che cosa ho voluto fare io con questa ripetizione, mai fatta ad Arezzo tra l'altro, di questa esperienza così, così difficile a farla funzionare? Perché in tutti gli atenei universitari esiste il pendolo di Foucault in prova,
che però è un pendolo fuori meccanico, nel senso che viene aiutato dalla parte dell'oscillazione che si smorzano grazie agli attriti dell'aria o di altre sorgenti che non sono controllabili, e che praticamente si fermerebbe dopo poco. Niente, ci sono delle cose meccaniche che consentono all'oscillazione di far funzionare il pendolo che gira, che fa vedere il pavimento sotto di questa oscillazione del pendolo che ruota. Questo è un discorso meccanico. Noi l'abbiamo voluto rifare come è stata fatta la prima esperienza del pendolo di Foucault nel 1851 da Léon Foucault, e qui ad Arezzo. La nostra cattedrale è stata misurata quindi con il permesso dell'allora arcivescovo del Bassetti, ecco, non mi ricordo, non mi veniva il nome, che ha consentito di prestare, diciamo così, a questa esperienza del tutto fisica, diciamo, che ricorda però la grande forza della natura dentro questa cattedrale. L'abbiamo fatta perché la cattedrale è 28 metri di altezza. Quindi permetteva. Tale cosa. Ho trovato un buco dove un foro del pavimento, del soffitto, che era il pavimento del controsoffitto della cattedrale, e che dal quale ci passavano anticamente le funi, le corde dei grandi lampadari a candela, che li tiravano su per accendere, li poi li rimandavano giù, e quindi era questa cosa. Da quel sistema di carrucole c'è rimasto il foro, e da quel foro io ho fatto passare il pendolo, il fil di Foucault, che la cui oscillazione rimaneva dentro questo diametro, e che ha funzionato poi, in quanto in questa serata che abbiamo fatto nel primo anno di anniversario del museo, l'abbiamo praticamente fatto funzionare due volte. Una il 17 proprio di dicembre, che corrispondeva all'anniversario, la sera dopo cena, che sono arrivate 3.000 persone, mi hanno fatto paura, perché praticamente successo. Sì, un successo, cioè vedere quando, ma dice anche il vescovo, ha detto neanche la mano del conforto è successo una cosa del genere, e che praticamente spontaneamente la gente è venuta su, è stata allibita, ferma a osservare questa oscillazione del pendolo, con tanto di grandi schermi, con tanto di televisioni che sono venute, compreso la vostra, che c'erano tutte a filmare questo grande evento, che ha funzionato. Quindi fortuna mia, che è stato veramente un grande successo. La mattina dopo l'abbiamo ripetuto per tutte le scuole, e abbiamo rifatto un'altra volta il piano da tutta la provincia, sono venuti anche da Roma addirittura per vedere questa cosa. E quindi è stato un grande esempio di fattibilità di certe manifestazioni, che anche se non sono il solito dipinto, oppure le solite sculture, o sculture particolari, o storiche, o moderne che siano, l'alternativa a questo tipo di cultura esiste, come, e ad Arezzo, con il pendolo di Foucault, il Museo dei Mezzi di Comunicazione l'ha dimostrato ampiamente, come l'ha dimostrato successivamente. Lei ha citato il Galileo Galilei, 2009, quindi siamo a 4 anni dalla realizzazione del museo, e lì abbiamo fatto l'anno di Galileo. Abbiamo partecipato a livello mondiale con l'UNESCO, che ha stabilito al 2009 l'anno universale per l'astronomia, dedicandolo al personaggio Galileo, ovviamente, che è stato il più grande astronomo di tutti i tempi e che ha capovolto anche la vita, diciamo così. Quindi da Galileo è nata un'altra era, diciamo così, l'era moderna, certo, del galileiano, cioè del toccare con mano certe esperienze e così via, e lui l'ha dimostrato con le sue scoperte. Bene, io ho fatto quest'anno una mostra importantissima, non soltanto nella città e nel museo, ma l'ho fatta spostando, cioè esplodendo questo interesse dal Casentino a Poppi, dal Castello di Poppi, fino a Cortona, nel Mike di Cortona, dove c'era di vicino Museo Etrusco, con loro abbiamo fatto delle sinergie, e io ho portato le nostre apparecchiature del museo e diciamo delle mie collezioni, anche private in questo caso, che sono dedicate all'astronomia, con pezzi anche autentici dell'epoca galileiana o post-galileiana, che hanno dato un grande interesse, portando il numero di visitatori tra il museo e queste attività collaterali, compreso l'Accademia Petrarca qui di Arezzo, compresa la biblioteca anche, che anche in biblioteca abbiamo fatto un'altra mostra. Quindi dove si andava c'era questo cartellone del sotto il segno di Galileo, chiamato così con il nome regionale della regione toscana, e che ha portato a 35.000 visitatori, quindi successo grandissimo, successo è durata enorme. Un mese e mezzo, 2 mesi la mostra, ora non mi ricordo, e al termine della mostra ci sono stati questi risultati, quindi risultati tangibili. Questo cosa vuol dire? Che il nostro museo
quando si fa vedere e è apprezzato sia dagli aretini, perché molti aretini sono venuti a vedere queste cose, che dal turismo in generale, che non si perdeva nessuno una visita o all'Accademia o al Casentino oppure a Cortona di queste cose. Oggi la collezione, lo abbiamo detto, vanta più di 2000 pezzi e, come accennava lei, spazia veramente in tantissimi ambiti, dalla musica, agli strumenti di calcolo e di scrittura, dal cinema alla televisione fino ai più moderni computer e cellulari. Partiamo dal mondo della musica, ovvero gli strumenti per la riproduzione dei suoni. Sì. Di che cosa si tratta per noi profani? Sì, si tratta, intanto la prima vetrina fa parlare degli strumenti musicali, che sono quelli che a contatto dell'aria riescono a farla vibrare e a trasmettere un qualche cosa che sia sensibile al nostro orecchio. Quindi il suono, prima di tutto quello che sto facendo ora io lo sto trasmettendo con questo sistema, e quindi che artificialmente l'uomo l'ha creato o con il tamburo, con le vibrazioni, ma anche queste vibrazioni riportate poi in bocca con il fiato, con l'aria modulata, praticamente questa modulazione viene riportata fino alle nostre orecchie e quindi ce la risentiamo distante quanto è possibile, perché questa voce si attenua, questo suono si attenua e così via. Questi sono gli strumenti a corde oppure gli strumenti a fiato. E sono queste le grandi, oppure quelle a percussione, queste sono le grandi distribuzioni della tipologia degli strumenti musicali. Quelli meccanici, che sono quelli che sono in grado di riprodurre con artifici senza questi strumenti, sono quelli che Thomas Alva Edison ha inventato nel 1872, che sono il fonografo, chiamato il tinfoil, cioè la lastra di latta primo, e poi dopo quelli a cera, con i rulli a cera, che con una puntina veniva raschiata questa cera, e veniva raschiata modulandola con il sistema della vibrazione, perché la testina e la puntina che raschiava questa cera era collegata a una membrana che aveva la sensibilità di vibrare quando uno parlava oppure di vibrare quando arrivava il suono di uno strumento. Questo è quanto stai raccontando. Questa incisione veniva poi riascoltata con una puntina di zaffiro, che era tonda questa volta, non più a raschiare e a graffiare, ma che scivolava sopra il solco. E questa scivolatura praticamente faceva vibrare questa puntina tonda, che era incollata a una membrana, praticamente la membrana entrava in vibrazione secondo lo spostamento e quindi secondo l'incisione che c'è stata. Per cui era una riproduzione di suono che era stato inciso prima e che poi con questo stesso solco si poteva riascoltare, se veniva rispettato, anche 100 volte, 200. Poi dopo ovviamente si sciupava, perché l'incisione sulla cera, la cera si sa che è molto delicata, per cui, essendo materiale organico, tra l'altro è dipendente dalla temperatura, dagli agenti atmosferici, quindi anche l'umidità, e quindi il caldo e il freddo, e quindi questa cera si spacca. E quindi nel tempo è durata pochi anni, e oggi sono pochissimi i rulli a cera ancora incisi all'epoca che sono buoni da ascoltare, sono pochissimi, e noi ne abbiamo una certa scorta perché appunto collezionata nel tempo e così via, e abbiamo anche le macchine per poterli riprodurre, che poi dopo abbiamo anche tutta la storia, perché questa, la prima macchina è questa, poi c'è il grammofono, cioè il rullo diventa di disco, e il disco, che è il disco dei grammofoni, che a 78 giri, caricandoli con una tromba prima e poi con la valigetta, riuscivano a riprodurre questi segnali sempre con lo stesso principio, quello principio della puntina che nel solco riesce a prima incidere e poi ascoltare, e che quindi ha invaso il mondo, cioè questo sistema di riproduzione della musica, tant'è vero che ci sono dei manifesti anche lì appeso al museo, uno in particolare che ricorda questo: non andate più a teatro. L'abbiamo visto nelle immagini, eccolo qua. Non andate più a teatro. Avete fonografo, il vostro, esatto, ascoltate il fonografo Edison, che è quello che vi porta in casa tutta la musica del teatro. Particolarmente curiosa è poi la sezione dedicata a quella che viene definito il precinema, sì, ovvero giochi ed inganni ottici, proiezione dell'immagine ed immagini in movimento. Dobbiamo andare un po' veloce, perché sennò certo, non riusciamo sì, qui ci vorrebbe a vedere una trasmissione solo per alcuni di questi. Da che periodo storico iniziano a comparire questi il strumenti? Il gioco ottico comincia con la lente. La lente è già un gioco ottico, no? Perché si guarda e poi si mette la lente e si vede in modo diverso. Questo è già un gioco.
usato nel Medioevo tra l'altro per leggere, perché non ancora l'occhiale non era stato trovato e scoperto o inventato, diciamo. Nel 1280, si sa che la data grosso modo è questa, l'occhiale arriva. Arriva l'occhiale come definizione proprio anche, diciamo, dei grandi scienziati di allora, è l'aiuto per la lettura ai vecchi. C'è scritto proprio così, quindi ecco perché, cioè, capito? Non me ne tolgo più. Comunque sia, è una grande verità che però l'occhiale ha capovolto la vita di, appunto, degli anziani di allora, perché praticamente ha... da 45 anni, 50 in poi, non c'era più possibilità di leggere, e che quindi anche chi aveva cultura rimaneva tagliato fuori da allora in poi, perché non aveva più nessuna possibilità di, diciamo, di contattare lo scritto di altri o quelle scoperte che potrebbero essere fatte. Da lì in poi questa lavorazione del vetro è stata utilizzata, all'epoca Galilei stesso ha utilizzato il canocchiale, che sono due lenti di un occhialaio messe in contrapposizione, anziché in parallelo messe in serie, per cui vedendo in un certo modo l'una con l'altra si vede, va ingrandito le cose lontane. E per cui Galileo, che ha approfittato di questa sua presenza a Padova e la sua conoscenza a Venezia di un sacco di tutti gli artigiani vetrai che lavoravano il vetro allora, come si sa, ha potuto avere delle lavorazioni delle lenti così perfette che gli altri in tutto il mondo non erano in grado di fare. La sua scoperta è questa. Si passa poi alle prime telecomunicazioni, quindi telegrafia e telefonia con i fili, la radiotelegrafia di Guglielmo Marconi, la radiotelefonia. Che fase storica raccontano della storia della comunicazione questi strumenti? Ma sono 150 anni di storia, praticamente dalla metà dell'Ottocento, in cui, se si guarda il mondo come era collegato con i fili della telegrafia inventata da Samuel Morse nel 1839. In 10 anni praticamente il mondo è diventato globale, il mondo è diventato collegato. Nel 1865 anche il vecchio continente con il nuovo continente era già collegato, perché hanno messo un cavo, dopo 10-15 anni di esperienza di non riuscita di questo collegamento, nel 65 sono riusciti e hanno collegato il vecchio continente con il nuovo continente. Per cui, essendo già capillare la distribuzione della telegrafia nelle grandi città, sia europee che americane, collegando questo oceano di 3.500 km lungo questo cavo, lungo 3.500 km, è stato risolto una cosa così enorme di collegamento che sembrava che tutte le tecnologie fossero finite. Dopo quanto? 50 anni, anzi neanche, nel 1895 è arrivato Marconi, che ha fatto la telegrafia senza fili. E nel 1900 è stato bloccato quando ha fatto il collegamento nel 1901 tra il vecchio continente, tra Poldhu e in Cornovaglia, e San Giovanni Terranova, praticamente l'isola in Canada, che ha percorso i famosi 3.500 km. Questa lettera S, che è passata, è partita da Poldhu, è arrivata fin da loro, lui era là a ascoltare, è arrivato in una certa condizione, con un'antenna particolare, come ti pare, però ha fatto la curvatura della Terra, il segnale, è arrivato al core, a quel ricevitore Marconi. E quindi la compagnia dei cavi, che avevano sudato tanto di energie e di soldi spesi per fare questo collegamento, hanno detto: alt, te ti devi fermare perché la telegrafia è tutta nostra. E quindi c'è stato un anno di diatriba, questo non lo sa nessuno, non è scritto neanche nei libri, che i giornali si sono divisi, l'opinione pubblica, in due tronconi, una contro l'idea che Marconi avesse fatto veramente questo collegamento e l'hanno inventato di tutte, che era falso, che era stato un bugiardo, un millantatore della tecnologia, che non era potente, perché la grande scienza era contraria a questa definizione della curvatura della Terra superata dalle onde dello strato di Visayde, che non sapevano che esisteva questo strato di Visayde, che per cui il segnale rimbalzava su questo schermo, ricadeva in terra e quindi è arrivato da lui. Mentre la compagnia dei cavi diceva: no, questa qui è telegrafia e non la puoi utilizzare perché noi abbiamo i copyright di tutto il mondo, in tutto il mondo la cosa della telegrafia,
E quest'altra era invece la fonte che diceva no, Marconi ha ragione, perché la tecnologia va avanti e per cui se questa qui era come aver scoperto oggi una macchina, un'automobile, e la bicicletta dice no, c'è il mezzo locomozione la bicicletta, per cui il velocipede è quello e nessun altro può trovare come tutte le grandi scoperte ovviamente ha suscitato. E quindi fu combattuta finché Edison, che non conosceva bene Marconi perché non erano in contatto per le loro scoperte di interessi di campi diversi, Edison ebbe a dire Marconi ha ragione, perché la scoperta di Marconi non è la sua, è una scoperta dell'umanità che farà andare avanti sia la telegrafia con i fili che la telegrafia senza fili, per cui ben venga Marconi con quella sua scoperta, e da lì ecco, è ripartito anche tutto. E quindi grazie ad Edison questa scoperta Marconi è andato avanti, quindi un passo importante nella storia della comunicazione, ma proprio nella storia dell'uomo. Sì. Che arriva poi a quelle che sono le telecomunicazioni moderne. Qui la collezione è estremamente ampia ed articolata, radio, televisioni, computer e cellulare. Abbiamo pochissimo tempo, ma quali sono gli elementi forti? Gli elementi fondamentali è che il filone del nostro museo segue la telegrafia, la telefonia con i fili, la telegrafia senza fili, che è quella di Marconi, quindi la radio, e siamo arrivati agli anni 20. Di qua, d'altro canto, quella dei giochi ottici, della comunicazione visiva, perché certo, è un altro grande filone, che è quella dell'inganno ottico prima, del gioco ottico, del movimento, la riproduzione dell'immagine, il movimento dell'immagine, porta al cinema. Siamo negli anni 20, cinema ancora muto e radio, combinati insieme, hanno costituito nel 1926 la televisione. John Baird, inglese, londinese, ha creato la prima televisione meccanica, a scansione meccanica, della quale noi ne abbiamo un esemplare per far vedere come viene fatta l'immagine, scansionata l'immagine, che è stata una donazione tra l'altro di un socio dell'AIRE che l'ha donata al museo, l'ha autocostruita e donata al museo, per vedere, per la didattica, per vedere come funziona la televisione, come ha funzionato nei successivi, fino agli anni 2000, quando è arrivato poi i LED, diciamo così, a schermo piatto, che hanno cambiato la tecnologia anche delle trasmissioni. E quindi oggi siamo arrivati poi al digitale, quindi ancora un altro cambiamento, ma nel 1926 ci fu questo connubio tra le grandi tecnologie dell'acustica, diciamo così, trasmessa, e di quella visiva messa insieme, ha creato la televisione. Da lì al computer è stato un passo, perché molto più breve, perché la televisione in Italia è venuta nel 54. Abbiamo fatto l'anno scorso anche una grande mostra sulla televisione e sulla storia della radio, che era il 90° anniversario, e da allora, dal 54 agli anni 80, quando è arrivato il computer, diciamo così, anche nelle case, con il suo monitor, che è un televisore, certo, in fondo, non ha fatto altro che aspettare quanto 20 anni neanche, quindi da allora poi si è evoluta ancora, quindi siamo in una fase di concitazione di storia tecnologica, per cui avere aperto questo museo, secondo me, io come ex insegnante di elettronica, ho insegnato anche robotica, voglio dire automazione, per cui so dove sta andando il mondo, però seguendo questo fatto dell'andamento del moderno del mondo e quindi del futuro, che è già oggi, è futuro, già passato, esatto, e quindi passiamo anzi con altre cose, ricordarsi le cose, quelle vanno dimenticate. Allora il museo che cosa è? Non è altro che un'istituzione nazionale, presa anche dalla RAI, diciamo così, Roma, di Torino, come riferimento storico, perché i pezzi che la RAI di analogia, cioè della tecnologia analogica, che sono stati dismessi, una campionatura è venuta qui al museo, noi l'abbiamo ricostruita, restaurata e ricostituita come centro proprio di regia dell'audio per il momento, e poi anche del video, che abbiamo anche qui. Per chiudere, quali sono i progetti futuri del museo in due parole? Le parole, il museo diventerà per forza, come era il progetto iniziale di 10 anni fa proposto al Comune, un centro di documentazione. Perché il centro di documentazione è costituito da due grandi filoni. Uno, che è quello museale di cui abbiamo parlato ora, dove si trovano tutti gli elementi, diciamo, più o meno fitti dal punto di vista storico, e che i 2000 pezzi dimostrano ampiamente la storia di tutti questi mezzi di comunicazione. E l'altro è quello della biblioteca, la bibliografia relativa a tutti questi 2000 pezzi che stiamo montando ora, perché il Comune ha assegnato al museo un locale che sta per essere adibito appunto al locale di biblioteca
che è costituita dai 4-5 volumi della mia biblioteca, che io, anche questa, insieme a tutto il materiale, sarei disposto, come nostra, come famiglia, anche saremmo disposti a offrirlo al territorio gratuitamente. Quindi ci sono svolte importanti per il Museo dei Mezzi di Comunicazione, la collezione è ancora disponibile, presto l'inaugurazione di questa parte, di questa seconda parte dedicata alla parte di documentazione e bibliotecaria. Ringraziamo il professor Casi per essere stato con noi, ringrazio voi telespettatori. L'appuntamento con Di Giorno in Giorno torna come sempre lunedì mattina alle 11 in diretta su TSD. Grazie, arrivederci.